Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi faccio un video che avevo fatto un po' di tempo fa, però con il mio vecchio telefono. E appunto, siccome ho cambiato telefono, ho deciso di rifarlo. E sto parlando del mostrarvi le mie cover per l'iPhone 5S, perché una volta avevo il 4S, una volta insomma, fino a novembre avevo il 4S. Dopo l'ho cambiato, appunto ho preso il 5S. Avviso che sono un bel po', perché sono tutte queste qui, che per me sono anche relativamente poche, perché io sono proprio fissata nel comprare cover, le comprerei praticamente sempre. Ma bando alle ciance, cominciamo subito, che sono sicura che anche voi siete curiosi di vederle. Allora, prima cover, questa bellissima cosa qui, a forma di gatto, tipo, come vedete anche il nasino con i baffetti. E le orecchiette, tipo, io lo adoro, anche perché sono quelle di gomma, che sono le mie preferite. Sì, purtroppo io ho scritto Tally Whale, ma non importa. E quindi vi ho appunto spoilerato che l'ho comprata da Tally Whale e ho pagato sui 7 euro, se non sbaglio, 6,99, precisiamo, perché non sanno mettere i prezzi interi nei negozi. Ed è una delle mie preferite, che è anche quella che uso attualmente, perché io mi diverto a cambiare. E quindi questa è tipo bellissima. Non so perché, ma fa tanto stile Ariana Grande, però vabbè, è troppo carina comunque. Andiamo avanti. Questa invece l'ho comprata da Pinky ed è una cover tutta dorata. Anche questa è una dei miei preferiti, il fatto è che è rigida da come potete vedere. Comprata da Pinky a 4,99, quindi direi, cioè, te la tirano dietro praticamente. Ed è strafiga perché qua quando mettete il telefono ovviamente si vede la Apple. Andiamo avanti, questa l'ho comprata da iChina invece, ed è tipo bellissima, perché c'è questo fantastico pinguino con tutta la cover rosa, e anche questa è di gomma, come potete vedere, quindi io sapete che amo le cover di gomma, le comprerei solo di gomma, ed è tipo bellissima. La cosa magari un po' più scomoda è che quando scrivi hai queste alette di mezzo, però alla fine dopo se ti metti qua ci tocchi poco, dai. E l'ho pagata sui 5 euro anche questa. La prossima è la prima che ho comprato quando ho avuto l'iPhone 5S. Ed è questa qui, con Ariel, scusate il riflesso, eccola. Tatuata ovviamente, perché rispecchia me stessa. Come sapete ho 5 tatuaggi e piccolo sneak peek, il 19 marzo farò il sesto, quindi vedrete anche il vlog sul canale. Comunque, e questa qui è tipo bellissima ed è una delle mie preferite, perché come sapete Ariel è la mia principessa Disney preferita. Sono innamorata di quel cartone, praticamente è l'unico che vedo a ripetizione. E quindi ho detto no, io lo voglio assolutamente. Però prima o poi prometto che cercherò anche quella di Alice in Wonderland, perché è strafiga anche quella, ovviamente in versione tatuata, perché sennò non c'è gusto. Andiamo avanti. Questa qua invece l'ho presa da iChina ed è una semplicissima cover, come vedete, con gli scacchetti. E l'ho pagata una cosa come 2,50 euro. Invece questa è una cover molto semplice. L'ho comprata la prima volta che ho avuto l'iPhone, perché non avevo tempo di andare a comprare una cover figa. E infatti è questa robetta qui semplicissima, cover viola fluo. Anche questa super morbida, infatti è liscissima. Ed è di gomma anche questa. Questa però sono quelle là che paghi sui 10 euro perché l'ho comprata al negozio della Tim. Questa è una degli ultimi acquisti ed è una delle mie preferite invece. Ed è questa fantastica cover fucsia, comprata da iChina anche questa, a 2,59 euro per l'esattezza, siamo precisi. Ed è stupenda perché anche questa è di gomma, quindi si piega e io le adoro come sapete. Come ho ripetuto almeno 7 volte in questo video. Ed è fantastica perché poi è trasparente, quindi si vede tutto l'iPhone sotto. E io amo queste cose qui. Procediamo. Andiamo sempre dai cinesi, come al solito. E ho comprato questa qui con i fiori. Molto classica, molto easy, bianca, con le rose. Io amo le rose. Anche questa è di gomma. Questa l'ho pagata sui 5 euro. Sempre andando avanti, e sempre dai cinesi, perché anche le prossime due le ho comprate dai cinesi. Una è questa, che è con i buffetti, ed è carinissima, è bellissima, e ho pagato 3,50 ed anche questa è di gomma, però un po' più rigida. Questa qua devo dire che è una di quelle che uso di più, sì, però come sapete io mi stufo e le cambio sempre, per quello ho così tante cover, ma è tipo bellissima, adoro.
Ok, ultima cover dei cinesi è questa qui, che è quella classica che ormai va di moda. Come vedete, è tipo anti-stress questa cosetta. Ho preso l'azzurro perché mi piaceva di più del rosa. Questa invece è quella che ho pagato più di tutti, perché ho pagato 8 euro, se non sbaglio, o 9, non mi ricordo. Perché è super rigida, in più ti fa un iPhone gigante, perché come sapete l'iPhone è fino. Metti questa, sembra che hai un mattone praticamente. Pesa anche tanto, effettivamente. Passo adesso alle ultime tre, che ho comprato tutte e tre nello stesso sito. E il sito in questione è AliExpress, che come sapete è un sito cinese, dove si paga pochissimo per le cover, tipo tra 1 euro e 4 euro, una cosa del genere. Infatti tutte queste le pagate al di sotto dei 4 euro. E è un sito comodo perché non ti fa neanche pagare le spese di spedizione. La cosa brutta è che devi aspettare un mese e mezzo perché ti arrivino. E queste qua sono tutte e tre cover sulle serie TV. E non saranno le ultime perché prometto che vi farò un video updated quando ne comprerò altre. Comunque, cominciamo subito. Parto da quella di Teen Wolf. Allora, il mio personaggio preferito di Teen Wolf è Styles, ovviamente. Il mio amatissimo Dylan O'Brien. Lo adoro. E quindi ho detto, no, voglio la cover con la scritta della cross di Styles. Perché la felpa ovviamente non si trovava. Quindi eccola qui, è tipo bellissima. Stilinski 24. È bellissima, è rigida anche questa. E l'ho pagata, ascoltate bene, 1,17€. Giuro, 1,17€. E mi è arrivata dopo un mese, super mega intatta, come vedete. Quindi assolutamente consigliata se vi piace Teen Wolf. E se vi piace Styles, ovviamente. Le altre due delle serie TV ve le mostro insieme perché parliamo della stessa serie TV, che in questo caso è Pretty Little Liars. Come sapete è una delle mie serie preferite. La mia Liars preferita sarebbe Emily, cioè Shamey, cioè perché è tipo bellissima, fantastica, vorrei avere i suoi capelli, ma non importa. A parte questa cosa qui, ve le faccio vedere. Eccole qua, questa che ci sono loro con a dietro, e è scritta Pretty Little Liars. E questa classica della sigla, ovviamente. Che è tipo bellissima. Sono entrambe rigide, però questa è liscia, questa invece è più ruvida e opaca. Dentro, come vedete, sono nere entrambe. E le adoro, tipo che le uso sempre praticamente. Sono fantastiche. Cioè, beh, avere cover delle serie TV mi gasa un sacco, cioè ovviamente oltre i cofanetti, perché quelli sono un must. Quindi devo dire che, ecco, le uso molto spesso. Allora, questa è quella che ho pagato di più, se non sbaglio ho pagato 3, di più per modo di dire. Ho pagato 3,50€, questa invece 2,22€. Sì, mi ricordo ancora. Anche queste sono arrivate dopo un mese e mezzo, Questa invece è l'unica che mi è arrivata dopo, mi è arrivata quasi 2 mesi dopo, non so per quale motivo, ma è arrivata. Bene, il video è finito. So che probabilmente vi ho annoiato perché ho talmente tante cover che potrei farci una collezione. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Se avete qualcosa da dire, dite tutto qua sotto, magari ditemi voi che cover avete o che cover vi piace di quelle che vi ho mostrato. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!